E con l'applauso dei ragazzi del Roller Hockey su Zara Club, se non sbaglio, sì, ho detto giusto? Ho detto giusto? Sì. I ragazzini più piccoli mi dicono di sì, i più grandi anche loro, quindi tutto a posto. Benvenuti a Piazza Pallone. Allora, giornata sicuramente triste da un lato per quanto riguarda il Castiglione, che con la sconfitta subita ieri a Sassari praticamente non è matematico, ma saluta la seconda divisione. Poi avremo modo anche di parlare in collegamento diretto con Rossano Zilia. Una sconfitta immeritata per quanto ho visto sul campo. Insomma, il Castiglione ha creato almeno 3-4 occasioni nitide per pareggiare, ma la Torres in questo momento va che è una meraviglia. Il Castiglione con questa sconfitta praticamente si trova in una situazione dove sarà quasi impossibile rimediare il gap verso le zone dei play-out. Invece diverso il discorso del Mantova, e Mantova che ha fatto un'ottima gara nel primo tempo sul campo di un Rimini a terra, contestato dai tifosi, con il nuovo allenatore. Si è arrivati fino all'87esimo, un fallo molto dubbio in area, che dopo andremo a vedere con la moviola, ha consentito poi a Falla di battere rigore, parata di festa e gol sulla respinta. Quindi un 1-1 amaro per come è andata la partita, però tutto sommato soddisfacente alla vigilia, perché insomma era uno dei due risultati che il Mantova poteva permettersi di conquistare in vista di questa trasferta. Parliamo anche ai nostri ospiti, Claudio Turella. Ciao, benvenuto. Benvenuti a voi. Buonasera a voi. Difensore con una lunghissima militanza nella serie cadetta, tanti campionati fino a questo momento. Noi ti facciamo personalmente i complimenti, sei giocatore che è arrivato a Mantova e ha mantenuto il rendimento costante dall'inizio fino alla fine. Insomma, un ottimo nuovo arrivo. Samuele Olivi, difensore del Mantova. Grazie. Ciao. Grazie, ciao. E quindi andiamo qui a vedere un po', a riassumere i temi della giornata di ieri. Poi abbiamo tanto da vedere, abbiamo anche della Marcord un po' curioso, poi abbiamo le interviste, la moviola, insomma come sempre tante cose a Piazza Pallone. Andiamo quindi a vedere il servizio del sunto della giornata di ieri, delle trasferte del Mantova a Rimini e del Castiglione a Sassari. A dopo. Il Mantova ha 3 punti di vantaggio dalla zona play-out. Il pareggio conquistato ieri contro il Rimini è un obiettivo raggiunto, ma con l'amarezza di non aver fatto bottino pieno a pochi minuti dal termine. Una squadra che ha giocato bene, ma che non è riuscita a mettere capo a noi, un Rimini volonteroso ma impaurito, sotto pressione ed incapace per buona parte del match di esprimere qualità. A questo bisogna aggiungere un direttore di gara non particolarmente in giornata, che secondo il nostro giudizio sognava un pareggio per non avere problemi nel dopo partita. Adesso viene il bello, domenica il Martelli c'è Renate, la seconda della classe che in trasferta va fortissimo. Il Mantova sarà privo di Bini, Quadri, Spinale, Masini, Ricler e Fortunato, ma giocherà in un Martelli infuocato come vecchi tempi. Niente da fare invece per il Castiglione. La sconfitta contro la Torres ha irrimediabilmente chiuso ogni discorso salvezza. Salvo impensabili miracoli, i rossoblù salutano la loro esperienza nei professionisti, ma con la speranza di ritornarci al più presto. Il lavoro di Rossano Zilia per il calcio di Castiglione è a lunga scadenza. Siamo quindi sicuri che si parlerà ancora di football nelle colline moreniche anche nelle prossime stagioni. Allora Claudio, sicuramente il pareggio di ieri è utile, perché comunque esci da un campo difficile, da un avversario che comunque era in grosse pressioni, come abbiamo detto la volta scorsa. Certo è che comunque all'87esimo eri in vantaggio, la mare in bocca c'è. Tu sai che io non c'ero perché ero malato ieri, esatto. quindi è difficile giudicare una partita senza averla vista, mi limito solamente a quello che ho sentito dire dai nostri dirigenti, certo, da Sensibili, dal mister Sabatini e dalle interviste dei giocatori e dalle interviste del suo allenatore, che addirittura dice che meritavano di vincere. Sì. Io quando ieri ho visto che siamo andati in vantaggio dopo 12-15 minuti o cosa, ho detto: memori della sconfitta di Bassano, voglio sperare che la sconfitta di Bassano ci abbia insegnato a far finta di aver paura, a rimanere nella nostra metà campo, perché noi abbiamo delle armi micidiali in ripartenza. C'è Floriano, De Respinis, De Zanetti, sono tutti giocatori che in ripartenza fanno paura. Quindi è una squadra contestata, altrimenti non avrebbero cambiato l'allenatore. Arriva da risultati
negativi, altrimenti non avrebbero cambiato l'allenatore. Vuoi vedere che questa volta gli diamo la botta davvero, li stendiamo completamente, perché poi vediamo. Invece purtroppo è capitato quell'episodio lì del rigore, siamo arrivati all'87esimo, siamo tornati, quante volte abbiamo parlato del pareggio subito all'87esimo, al 93esimo addirittura, non mi ricordo se era l'andata con Rimini, il 3-3 era il 93esimo, sì. Con uno in terra. Cioè, abbiamo queste situazioni qua sulle quali stanno lavorando, dicono che stanno lavorando molto, però se sono questioni di testa è duro lavorarci, perché la testa o ce l'hai. Parlando di testa, vuol dire che sono tutti encomiabili, vanno tutti in campo con tantissimo impegno, però probabilmente poi subentra, tra virgolette, la paura di vincere o la paura di perdere, cioè in quel senso la testa. Il giocatore deve essere professionista, deve andare in campo, giocarsi la sua partita fino alla fine. Sì, ieri ha detto anche una cosa giusta per me, Spinare, alla fine ho visto anche io, di solito noi a Piazza Pallone raramente contestiamo la direzione arbitrale. Però ieri c'era una tendenza, mi pare abbastanza evidente, dell'arbitro di spostarla sul pareggio, anche per dire pareggiatela voi che vi va bene a tutti e due, io vado a casa tranquillo, perché insomma il clima lì a Rimini non era, era insomma un po', non, insomma, per carità, dai, niente di pericoloso. Però insomma, lui ha giocato ad Avellino, fosse stato ad Avellino, sì, sarebbe o a Foggia o a Salerno. Samuele, a me l'impressione è data quella, cioè non è, non Mantova certo è calato, sì, nel secondo sicuramente, tempo. Però. Sicuramente secondo tempo siamo calati un po' di intensità e un po' di anche a livello di gioco. Ovviamente mi riallaccio al suo discorso, speravamo anche noi fino alla fine insomma di portare a casa il bottino pieno. Chiaro che dal campo l'arbitro sicuramente non ci ha dato una mano, però siamo anche sempre i primi a dire che non dobbiamo sicuramente prendere delle... Perché dopo lo vedremo anche in occasione della moviola, insomma. Non era poi così tutto evidente, anche c'è stato un fallo su Masini che per me è quello. No, ma non discuto il rigore, discuto l'andamento in generale del secondo tempo, dove ogni volta che ripartivamo c'era il fischio che andava a fallo parte. Esatto. Per loro, sai, difficile, perché poi loro comunque l'hanno buttata sull'agonismo, su buttare questi palloni lunghi su Cesca o comunque cercare qualcosa di positivo in una palla sporca. Infatti c'è una battuta, voto doppio Creati, che insomma sulle palate era anche una battuta, no? Piccolino, infatti è stato bravissimo ieri anche sulle palate, rispetto alla fisicità degli altri avversari, insomma. Di sicuro perdeva qualcosa, ma credo che abbia fatto un'ottima partita. Ma dispiace perché primo tempo abbiamo fatto un'ottima gara, secondo me. Siamo partiti molto bene sotto il profilo anche del gioco. Poi ripeto, probabilmente abbiamo smesso di giocare troppo presto il secondo tempo, ci siamo abbassati un pochino. Però insomma c'è da dire anche che Rimini per loro era l'ultima spiaggia, esatto. Hanno cambiato allenatore e ci poteva stare una reazione insomma di questo tipo. Dopo con te Claudio vorrei parlare anche di una decisione tecnica, tattica, che è un po' creato qualche critica anche ieri durante la partita, ma ne parliamo. Sì, però finisco domani. Quello che diceva Samuele, cioè, il fatto che ci siamo tirati un po' indietro non è proprio colpa sua del Mantova se si è tirato indietro, bisogna dare dei meriti anche alle altre squadre, perché che detto, anche l'agonismo che ha messo, perché a quel punto lì all'arma bianca ti hanno spinto loro un po' più indietro, quindi probabilmente è anche per questo che abbiamo sofferto un po' più di quello che si doveva soffrire. Allora, ti fermo Claudio perché adesso andiamo a vedere nello specifico tutto quello che è successo a Rimini. Ci vediamo tra poco. Alle Neri di Rimini la giornata è serena, con circa 2000 spettatori per la prima di Mister Buglio. Mister Sabatini conferma Zanetti e Bini titolari. La prima occasione del Rimini al terzo con un colpo di testa di Martinelli fuori di poco. All'11esimo il Mantova va in vantaggio, Zanetti recupera palla sulla destra, mette al centro. Masini in area viene colpito da una gomitata a Floriano Pololesto e gira in rete al centro dell'area di rigore.
I biancorossi insistono, Floriano lancia Masini che davanti al portiere viene spinto per poi essere travolto dal portiere. L'arbitro fa proseguire. Il Rimini insiste senza mai impensierire Festa. Al 40esimo Spinosa non inquadra la porta. Al 48esimo Falle colpisce sopra la traversa e dal 49esimo Cesca fa saltare il fuorigioco biancorosso. Si presenta davanti a Festa ma non realizza. Inizio del secondo tempo in mano al Mantova che colpisce la traversa al 19esimo con Schiavini dopo una deviazione in area. Al 22esimo Martinelli sfiora il gol del pareggio. Dal 28esimo Desieri mette in apprensione Festa con una punizione da lontano. Il Mantova cambia quadri con Vecchi e la pressione del Rimini aumenta. Al 38esimo Cesca mette per Falma, Festa è bravo nell'anticipo. Si arriva al 42esimo quando Spinale tocca la palla in area in un'azione rocambolesca. L'arbitro non ha dubbi e concede il calcio di rigore che Festa respinge. Sulla ribattuta ancora falla e pareggia. Il tempo si chiude con un tiro di Cesca ma Festa respinge in due tempi. Allora Claudio, a un certo punto cambio, mister Salvadini tira giù Quadri che era molto stanco, ha messo su Vecchi, quindi un difensore in più, l'ha dichiarato anche nel dopo partita, la prima volta che capita anche nella sua gestione, 5 difensori, 2 centrocampisti lasciando le 3 punte, questo da un certo aspetto insomma ha forse un po' più schiacciato il Mantova nella sua area, però a seconda di quello che diceva l'allenatore si sperava in una... magari in 4-5 ripartenze che potessero chiudere il discorso. Tu cosa dici? Ma secondo me, io l'ho letta la dichiarazione di Sabatini, quindi non posso sicuramente dire che ha sbagliato. Cioè, quando tu capisci che hai una difficoltà e la difficoltà era quella di dover marcare un giocatore molto alto che poteva spizzare palla per gli altri, inserisci il centrale in più, in teoria uno lo marca davanti e l'altro lo marca dietro, diventa un po' più difficile. Premesso, scusa, era il 26esimo circa questa sostituzione. Diventa un po' più difficile, probabilmente, ti ripeto, mi dispiace non essere stato a Rimini a vedere la partita perché con quel tipo di movimento o di mossa, di cambio, avrebbe dovuto schiacciare tutta la squadra e dopo far ripartire sempre dalla nostra metà campo attaccanti come Floriano che quando partono non li prendi più. Lui l'ha anche sottolineato, abbiamo avuto 3-4 possibilità di ripartenze e non le abbiamo sfruttate al meglio, quindi io credo che tutto sommato un allenatore che vede questa cosa non è che abbia sbagliato, perché mi è capitato altre volte anche ai miei tempi quando era difficile marcare uno, a un certo punto veniva raddoppiato e si faceva marcare davanti da uno e dietro dall'altro proprio per evitare queste cose. È chiaro che poi se metti un difensore in più devi rinunciare a un qualche cosa. Il fatto che Sabatini volesse o pensasse comunque di poterla vincere è che non ha tolto un attaccante, ha lasciato i 3 attaccanti. Esatto. Proprio per questa eventualità. Probabilmente non è stata fatta proprio come si aspettava l'allenatore, il movimento delle ripartenze delle punte. Tra l'altro giustamente insomma anche sensibile ha detto sì, vabbè, se l'87esimo non c'era quell'episodio lì il Mantova vinceva, eravamo tutti contenti, il Mantova era spettacolare. Guarda, ma hai anticipato perché stavo per dire esatto. Probabilmente se invece che la traversa fosse andata in rete, certo. Saremmo qui a parlare, grande scelta dell'allenatore, esatto. Il calcio purtroppo è questo qui, però insomma è un'idea che ha avuto il mister e... Cioè, secondo me, almeno a mio parere, era anche giusto, insomma. Certo. Poi è chiaro che, come ho detto prima, abbiamo fatto fatica magari anche nella ripartenza, che ne abbiamo avute 2-3 dove non si è stati bravi magari a trovare anche l'ultimo passaggio o anche per bravura del Rimini, però insomma la partita è stata questa e la scelta non è sicuramente sì, non ha fatto la differenza. Io sono d'accordo. Andiamo a vedere quello che potrebbe forse aver fatto la differenza. Andiamo a vedere la moviola della partita di ieri del Rimini. Ecco qua lezione. Allora, cominciamo con il gol del Mantova. Anche qua è stato un po'. Allora, è stato bravissimo Zanetti a recuperare palla. Poi qua vedete, da una parte è stato completamente steso Masini. Io ho detto una gomitata, ma più che una gomitata è stato quasi un fallo a palla lontana. Vedete l'alto Masini viene quasi cinturato in area. Poi qua erroraccio della difesa del Rimini, bravissimo come sempre Floriano, che poi ne approfitta, fa un numero, mette la palla sul destro poi sul sinistro. Insomma, cosa dici te, Simone? No, beh, sul fallo di Simone ci può stare che magari un avversario insomma si metta davanti col corpo, sì. Magari l'ha preso con la palla. Parlando da difensore, giusto? Parlando da difensore. No, ma è vero. Sì, sì, sì. Ci può stare, insomma, non ci deve stare, secondo me, l'altro episodio del rigore, che è anche un centimetro.
Però insomma sono cose che sono scelte dell'arbitro. Comunque bella fesse, possiamo dire, sei un oraccio di difensore del Rimini. Sì, sì, beh, chiaramente quando prendi gol minimo ci sono due o tre errori da parte di una squadra, sì, insomma. Claudio, andiamo a vedere ancora l'azione un attimo sul secondo, sul momento in cui proprio perde palla il difensore centrale e consente a Floriano di andare a prendere il pallone. Andiamo un po' indietro, vedete, ecco qua, vedete, c'è il cross, proprio completamente manca la palla, vedete. E forse ha paura il difensore, ha detto, oddio, sì, la prendo di mano, l'ha lasciata quasi andare, sì, sì. Ce l'ha detto Floriano. Anche secondo me lui voleva farla passare, poi ha visto che gli andava forse sul braccio, ha detto mi sposto così. Esatto. Poi dopo, vabbè, le qualità di Floriano, insomma. Aspetta che ho ragione, sentiamo Claudio. Claudio, ho ragione? Sì. Sì, hai ragione, è stato molto... Oh, bravo, grazie. È stato molto bravo. Ogni tanto ti do ragione. Ultimamente te la sto dando un po' troppo spesso. Però vuol dire che cominci a leggere le partite non più da tifoso e basta, ma guardi anche quello che succede. Sì, allora, andiamo a vedere il secondo episodio. Allora, qua tutto regolare, nel senso che poi anche se ce la fa lo su Masini. Masini ieri, poveretto, massacrato di botte. Ne ha preso un po' dappertutto. Questo per me... Non so, ditemi voi. Allora, palla lunga, scatto bellissimo. Attenzione che poi vedete che il difensore del Rimini sposta prima col braccio Masini. Masini che va contro il portiere che lo travolge. Allora, io non so qua come giudicare. Per me è rigore. Guarda, sono sempre scelte che deve fare l'arbitro. Cioè, io avrei dato rigore. E non avrei dato rigore fallo di mano di Spinale. Claudio, c'è un doppio motivo per dare il rigore, perché Masini si è accorto che il portiere era leggermente in anticipo, e se non fosse stato per il difensore che l'ha spinto contro il portiere, Masini quell'omata lì non la prendeva, cioè lui passava in qui fianco. L'arbitro ha fischiato invece fallo. Ragazzi, rigore. Bravo. Sì, ma voi silenzio. Beh, per voi è diverso il discorso. E poi no. Sono delle cose del genere. Del vostro Masini, tu se tu no, ecco, giustamente beh insomma guarda da un fotogramma indietro, Giulio, c'è di peggio forse. Guarda da un fotogramma indietro, chiedi a tuo amico Peppiniello. Sì, andiamo di un paio di fotogrammi indietro, quando la palla rimbalza per terra sulla corsa. Indietro. Ecco, perché da lì, guarda, ecco. Masini dal lancio adesso capisce che non la può controllare, però in quel momento lì lui cerca di andare sulla palla, vede il portiere in uscita con la palla che rimbalza alta, si accorge l'attaccante, perché io l'ho fatto l'attaccante, ti accorgi che il portiere è leggermente in anticipo, quindi non vai a prendere una ginocchiata o rischiare che qualcuno ti ammazzi. È proprio il difensore che col braccio lo spinge per cercare di sbilanciarlo e lo mette sulla traiettoria del portiere, quindi non uno ma due rigori. Poi si è fatto anche male, poi Per forza, come fai questo qua che ti esce uno addosso così, come fai a non farti male? Gli è uscita la spalla, gli era entrata subito, però insomma domani farà accertamenti. Quindi siamo qua al 70% rigore. Attenzione, andiamo avanti nelle immagini, poi dobbiamo anche volare. Perché 70%, scusa? L'abbiamo detto tutte e due. 100%, due rigori. No, allora, 100%. Qua Locke è d'accordo, scusa. Insomma. Locke su Zara è d'accordo. Allora andiamo a vedere invece il calcio di rigore concesso in favore del Rimini. Vedete il pallone qua? Insomma, adesso va bene tutto. Cioè, che l'abbia toccata con le mani, sì. Non so, però, cioè, neanche mezzo metro, sono 10 centimetri dal momento in cui... Non so, io ditemi voi. Per carità, il regolamento dice che se tocco di mano... Purtroppo il regolamento adesso parla chiaro, insomma, tocco di mano, anche se è abbastanza attaccato in aria al corpo, l'arbitro deve dare rigore. Guardando così... Insomma, per cioè, me è difficile, cioè, sono 10 centimetri, perché dal momento che prende la palla sono veramente 10 centimetri. Però, sai, Manuel ha le braccia larghe, forse ha ingannato un po' l'arbitro. Claudio? Sì, si gira anche. Io adesso, a parte i nuovi regolamenti, ne ho visti di peggio anche senza i nuovi regolamenti di quei rigori lì. Indipendentemente che l'arbitro voglia fare o meno cose. In questo caso, cioè, quando io ho letto l'intervista, ho sentito l'intervista di Manuel, lui dice che aveva il braccio attaccato al corpo e gli è arrivata la palla lì, lenta anche, no? Però lui si gira proprio per evitare il colpo, e nel girarsi il braccio si apre leggermente. Andiamo avanti leggermente, lentamente.
lui girando. Ma qua, qua ancora non, è, non l'ha preso di... No, 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 lo prende quando è girato. Secondo me lui lì allarga le braccia, ecco, per... come per dire, cioè, per me da un rigore così non lo tocchi in area, no? Lui pensava che magari il capitano del Rimini potesse fare per quello che... un dribbling, e lui, sai, è andato così, invece l'ha messo in mezzo. E... quello che Spinal ha detto, per me l'arbitro aveva una gran voglia di fare 1-1, perché questi di solito puoi anche non darli. Guarda, la sensazione, la sensazione dal campo è come quella che ti ho detto prima, nel senso che... si vedeva lontano un miglio che l'arbitro stava dando parecchie cose a Rimini. Sì. Però, insomma, se noi facciamo il 2-0, poi queste cose... Non si, esatto. Esatto. Torniamo in studio, tanto grazie all'RVM di Graziano Campagnoli, per andare in pubblicità con l'applauso del Roller Hockey su Zara Club. A dopo. E tornate a Piazza Pallone, con l'applauso. Dopo mi deve spiegare, Grandi, perché l'hockey su pista non è sport olimpico. È una cosa che mi ha sempre incuriosito, insomma, perché in effetti è anche abbastanza popolare, ma ne parleremo dopo in trasmissione. Perché adesso, Claudio, andiamo a sentire l'intervista. No, l'intervista è molto curiosa, anche perché dopo li sentirete, insomma, c'è stato un allenatore del Rimini che sembrava che il Rimini avesse spaccato il Mantova in quattro parti, insomma, in effetti abbiamo visto un po' il contrario, probabilmente la foga della partita, addirittura... lo vedrete, si è segnato lui durante la partita le azioni che lui ha ritenuto importantissime durante la partita, ne ha contate 7 nel secondo tempo, a me sembrano un po' troppe. Vabbè, andiamo a sentire le interviste e ci vediamo dopo. È anche vero, e va detto, va sottolineato, che quando si gioca contro squadre che hanno in attacco dei giocatori con determinate caratteristiche, quindi possono permettersi di decidere di, come dire, di cercare questi attaccanti pivot e poi accorciare, diventa anche difficile diventare per la squadra avversaria più aggressivi o un pochino più alti, come si dice in gergo. Avevamo anche tenuto botte ed eravamo riusciti comunque a limitare, secondo me, i rischi, poi però complessivamente nel giudizio relativo ai 90 minuti dobbiamo essere onesti e dobbiamo dire che è giusto venire via con un punto da Rimini, benché da parte nostra il rammarico è alto. Voi sapete che io di cose tecniche e tattiche nel dettaglio parlo col mister in privato, non sono domande a cui rispondo e sono valutazioni che è sempre molto più semplice fare a posteriori, perché se avessimo mantenuto l'1-0 probabilmente avremmo evidenziato una grandissima lettura da parte di mister Sabatini. Io col mister mi sono già confrontato rapidamente, lo faremo in settimana, ma non credo che sia quella la chiave di lettura. Da sta rimessa laterale si è inserito, la palla è passata tra due di loro, due di noi, non mi ricordo, comunque è passata verso l'area, sta andando verso l'area piccola, si è inserito il centrocampista, ho accorciato, lui ha alzato la gamba, ha crossato, perché non è neanche tirato, ha tirato talmente piano, era un mezzo cross, io sono andato per contrastare ma ero a mezzo metro, mi ha preso il braccio. Sì, però quello che contestato io non è che aver preso il braccio, perché io sono andato verso la palla, era talmente vicino, adesso vorrei vederla, però ero vicinissimo, cioè non è che dici eri a due metri, hai allargato il braccio e ci sta, era vicinissimo, poi secondo me non aspettava altro, comunque indipendentemente da tutto. Sì, no, primo tempo mi ha fatto bene, secondo tempo un po' rinunciatari, loro tiravano queste palle, ha messo dentro altro attaccante alto, erano sulle spizzate. E il nostro portiere ha fatto diverse parate, abbiamo rischiato. Sì, rabbia tanta perché insomma siamo andati in vantaggio e ci eravamo messi la partita dalla nostra parte, poi ci siamo un po' abbassati troppo, non siamo riusciti a fare il nostro gioco, insomma, anche se secondo me loro poi in realtà non è che hanno creato tantissimo, cioè in senso più che palla su per le due punte grosse, cercare la spizzata, non hanno fatto. Io tiri in particolare importanti loro non mi ricordo, quindi insomma, peccato perché facendo 3 punti sarebbe stata una vittoria veramente importante. Sì, sappiamo che è un'annata un po' così, non dobbiamo mollare mai ogni partita fino veramente al 96esimo. Abbiamo preso gol all'87esimo sul rigore.
Vabbè, sappiamo che mancano 8 partite e faremo cercando di far più punti possibili, insomma. È stata una partita dura, maschia, lo sapevamo, perché loro avevano appena cambiato il mister, sicuramente avevano quel piglio in più rispetto forse alle scorse settimane, lo sapevamo. Abbiamo fatto un'ottima partita, siamo stati tra virgolette puniti da un episodio purtroppo a noi sfavorevole, e se è stato un rigore, io ero dietro, non ho visto neanche, però mi sembra che era a rigore. Poi sì, sicuramente siamo stati un po' tanto generosi rispetto ad altre partite, abbiamo fatto meno il gioco, però loro calciavano sempre questa palla lunga, però abbiamo chiuso tutti gli spazi come avevamo provato in settimana. L'episodio purtroppo ci ha puniti, come sta succedendo spesso, però si riparte lavorando già da lunedì, sapendo che ormai è passata questa partita, prendiamo quello di buono, quello che abbiamo fatto di buono, e lavoriamo per domenica prossima. Per quello che abbiamo fatto mi aspettavo di più, mi aspettavo che alla fine meritavamo questa vittoria, perché il secondo tempo non credo di essere banale, ma abbiamo creato tante situazioni da gol e non siamo stati premiati, però la capacità di raggiungere una squadra come il Mantova che va in vantaggio con le armi che ha dei giocatori davanti di ripartenza, penso che la squadra non ha mai perso la testa, ha avuto sempre equilibrio, non l'abbiamo più fatti uscire dalla propria area, quindi io ho letto 7 occasioni da gol secondo tempo. Abbastanza amarezza, perché è chiaro, quando prendi gol su rigore a 5 minuti dalla fine c'è sempre comunque motivo di recriminare, però devo essere onesto, il pareggio ci sta, il pareggio in Rimini se l'ha meritato, e quindi alla fine il risultato è giusto, e tutto sommato venire a pareggiare a Rimini con queste condizioni, con la squadra in difficoltà, l'allenatore cambiato, non dico che fosse un'ultima spiaggia per il Rimini, ma quasi, come risultato sicuramente positivo. Chiaro che quando matura così, quando si pensa di avercela fatta, 4 minuti, perché 4 minuti mancavano, è ovvio che un po' di rammarico c'è, però ripeto, risultato giusto. Intanto perché Rimini ci costringeva a abbassare, perché calciando sopra il nostro centrocampo evidentemente eravamo sempre a ridosso dell'area di rigore, ed è anche stato questo il motivo per cui ho inserito il terzo difensore centrale, che è la prima volta che lo faccio, devo dire la verità, non l'ho mai fatto, per oggi c'erano le condizioni per farle, anche se ci eravamo tenuti comunque 3 attaccanti per ripartire. Le ripartenze non le abbiamo gestite benissimo, come sappiamo, perché abbiamo dei contropiedisti micidiali, e si è visto, però non abbiamo finalizzato, le abbiamo gestite male. E certo, se avessimo finalizzato una di quelle ripartenze 2-0, probabilmente staremmo qui a dire grande prestazione, squadra che al momento giusto colpisce, i soliti discorsi che voi che siete gente di calcio conoscete alla perfezione. Allora, Claudio, hai sentito anche della dichiarazione, insomma, un po' tutti contenti di questo pareggio. Ma sì, alla fine il pareggio è sempre un risultato positivo, anche se oggi con i 3 punti il punto non è che fa classifica, ma non fa tantissima classifica. Le partite, quando sei così, ormai bisogna che il Mantova cambi pelle, che quando è dall'80esimo in poi che sta vincendo, che è capace di tutto per finirla vinta. Una volta si diceva, sgonfiamo la palla, no? Te l'ho detto un'altra volta, questo era un modo per dire non si gioca più, quindi adesso non si gioca più, tutte le palle le buttiamo al di là della tribuna, così prima o poi finiscono i palloni e vedrai che non giochiamo neanche più. Ci avete anche provato a sgonfiarla a un certo punto la palla? Ci abbiamo provato, però a noi ogni volta che che magari decidiamo di abbassarci un attimo prendiamo gol. Non decidetelo più, insomma. Non decidiamolo più, sì. Esatto, fare così. No, dispiace, perché sai, tante volte, quante volte magari abbiamo trovato squadre che si sono chiuse e comunque sono riuscite in mezza occasione a farci gol, o magari anche vincere le partite, sai. Invece noi ogni volta veramente succede qualcosa. Cerchiamo solo di lavorare e cercheremo, insomma, di mettere fine a questi episodi negativi. Telecamera, pubblicità, ci vediamo dopo, applauso.
E tornate a Piazza Pallone. Allora, andiamo subito a vedere quello che ha fatto il Castiglione a Sassari contro la Torres. Ci vediamo tra poco. Addio, sogni di gloria. Un Castiglione generoso ma poco cinico getta alle ortiche l'ultima chance per tenere viva la fiammella della speranza perdendo a Sassari. Una sconfitta, la terza consecutiva, che suona come una condanna per Ruffini e compagni, che da qui alla fine dovranno ugualmente onorare un campionato partito male e che rischia già di essere giunto al capolinea a 8 giornate dal termine. Come nel derby col Mantova della settimana scorsa, i rossoblù hanno pagato caro prezzo un avvio stentato. La sfida del Vanni Sanna si è decisa nei primi minuti di gioco e malgrado il Castiglione avesse ancora 80 minuti buoni a disposizione per rimediare, non c'è stato verso. Contro i sardi, Ciulli a distanza di 3 mesi rilancia dal compare nel ruolo di esterno basso e Redalli e Prevacini a centrocampo, mentre in avanti agisce il tandem Curcio-Romero. L'avvio di quelli shock. Già dopo 6 giri di lancetti, i padroni di casa sbloccano la sfida con Potenza, che sfrutta al meglio la palla inattiva anticipando dal compare e bruciando l'incolpevole Bonato. Al 20° Orlandi, il più intraprendente dei suoi, a sfiorare il pari con una conclusione da fuori. Dopo la paratona di Bonato su Infantino, ancora l'estroso Orlandi, dopo una brillante discesa sulla sinistra ad appoggiare per Prevacini, che conclude però male. Nella ripresa sono i mantovani ad avere le migliori occasioni, prima col solito Orlandi, che calcia a lato mirando il secondo palo, poi con Curcio, che addirittura troverebbe anche il gol dell'1-1, ma il signor Di Ruberto di Nocera annulla per posizione di offside dell'11 campano. 5 minuti dopo ancora Curcio manda alle stelle, mentre l'ultima occasione capiterà nel entrato Rossi, che però non inquadra lo specchio. Quest'anno, purtroppo, gira così. Allora, andiamo a vedere subito brevemente, già anche perché purtroppo negli highlights non ci sono arrivati con completi, come spesso capita. In questo caso, infatti, c'era un gol annullato al Castiglione, volevamo un attimino vederlo, ma il pacchetto non c'era dentro per me. Azioni fondamentali, spesso capita in trasferta, insomma, che chi la va a vedere vede una cosa, poi arriva agli highlights e mancano gol, azioni, cose che per gli avversari erano fondamentali. Vabbè. Andiamo a vedere però il gol della Torres, quello che ha deciso la partita. Claudio, qua ha fatto anche una gran roba nel cross, il numero 7, cosa dici? Sì, il cross, il secondo palo, c'è quello là che è bravo a seguire e poi vado in cornare bene, ma negli highlight non so se era qualche minuto prima o quanti minuti fosse prima, quello che ha tentato quella semi rovesciata in aria era lì da solo, cioè c'è stata... La difesa era un po' impallata, un po' da quello che ho visto io, non dico tipo Mantova, tipo i primi 15 minuti del derby di domenica scorsa, però lasciare un attaccante solo... Così? Questo qua è, insomma, questa è Nazione che sono bravi, quindi è stato bravo quello là a seguire, lì non c'è la difesa, fa il suo mestiere. Quante volte ti ho detto con te che non tutti i gol sono colpa della difesa o del difensore, qualche volta è merito anche degli attaccanti o no? Certo. Quindi io continuo a ribadire questo, qui la difesa era abbastanza coperta. Scusa. Sono pienamente d'accordo, insomma è stato molto bravo lui a scegliere il tempo, la palla era molto larga, ci è andato con la cattiveria giusta e ha fatto un gran gol, molto bravo anche quello che ha messo il cross, insomma gliel'ha messa proprio là. Allora, vediamo se torniamo in studio, abbiamo capito anche poi, ripeto, non abbiamo avuto poi l'occasione anche di commentare il gol annullato al Castiglione. Adesso chiedo alla regia se siamo in collegamento con il presidente del Castiglione, Rossano Zilli. Adesso chiedo magari lumi alla regia. Pronto? Nessuno mi dice niente, chiedo magari se Giuseppe non lo vedo, quindi adesso... Perfetto, allora, pronto Rossano, ciao! Buonasera a tutti! Ciao Rossano! Signor. Ti accogliamo con l'applauso del nostro pubblico. Alzi bandiera bianca dopo questa sconfitta. Mai. Pronto? La matematica ci dà un filo di speranza, dobbiamo e abbiamo l'obbligo di crederci. È chiaro che dobbiamo anche essere realisti, la situazione diciamo che sicuramente è compromessa col risultato di ieri, anche in virtù di quello che hanno fatto le altre squadre che stanno davanti a noi, quindi il gap si è allargato ed è una, diciamo realisticamente, una situazione che difficilmente sarà
impossibile correggere, insomma, ecco, però credo che abbiamo l'obbligo morale di rispetto verso i nostri tifosi, verso chi ci sostiene anche da un punto di vista economico, cercare di onorare al meglio questa stagione, cercando magari di fare qualche scalpo importante per dare lustro un po' a questo campionato. Ecco Rossano, tu l'hai sempre ripetuto e lo continui a dire anche indifferentemente da recuperare un gap che è quasi, insomma, quasi impossibile rimediare. Tu dici fai meglio sempre fare punti perché quest'estate sarà un'estate calda. Diciamo che è più di una voce di corridoio, perché quando abbiamo l'opportunità di incontrarci sui vari campi con esponenti o comunque dirigenti della Lega, c'è una grande preoccupazione in Lega proprio per quelle che saranno le vicissitudini extracalcistiche di molti club. Quindi noi dobbiamo cercare di essere preparati, di essere pronti al momento opportuno, perché la nostra è una gestione sana, e quindi se ci si potrà iscrivere nuovamente a un campionato professionistico non ci tireremo indietro, perché credo che Castiglione da un punto di vista organizzativo in questi anni siamo cresciuti e siamo pronti per affrontare un campionato difficile come può essere quello dell'anno prossimo di Lega Pro. Quindi se ci sarà l'opportunità cercheremo di farci trovare pronti, insomma. Quindi dici che siete un po' pronti a tutti per l'anno prossimo, sia per un eventuale... Sì, cioè noi in questo momento è chiaro che c'è lo sconforto da parte di tutti, dei giocatori e a noi società, però siamo anche consapevoli che abbiamo fatto il passo secondo la nostra gamba, senza farci prendere da facili entusiasmi o magari da aspettative che non erano alla nostra portata. Sapevamo che era un campionato difficile, abbiamo cercato nei limiti del possibile di porvi rimedio con un buon mercato a gennaio. La squadra ha fatto anche un inizio di girone di ritorno direi ottimale, purtroppo la partita di Forlì dove abbiamo perso immeritatamente probabilmente è stata molto pesante sotto l'aspetto così del morale, e poi è arrivata la sconfitta col Mantua, tra l'altro meritata perché è stata una delle nostre peggiori prestazioni dell'anno, e anche ieri abbiamo fatto una buonissima gara che non meritavamo assolutamente di perdere, proprio perché abbiamo avuto più occasioni noi che la Torres, però purtroppo quest'anno gira così, quindi dobbiamo accettare tra virgolette questo verdetto sportivo, però con la consapevolezza e la serenità di aver operato al meglio per quelle che erano le nostre possibilità, insomma, ecco. E già pensando qui con la mente proiettata dai prossimi mesi. Rossano, noi ti ringraziamo, in bocca al lupo, ti aspettiamo sempre qua in trasmissione. Te l'ho promesso che alla fine del campionato, prima della fine, verrò, e quindi la fine del campionato ormai prossima. Okay. Quindi nelle prossime settimane vengo volentieri a salutarti. Grazie Rossano, con l'applauso. Grazie a tutti. Il pubblico di Piazza Pallone ti salutiamo, in bocca al lupo ancora, e noi andiamo in pubblicità, ancora con l'applauso, ci vediamo dopo, ciao. Tornate a Piazza Pallone. Allora, adesso qua apriamo qua, ci può aprire un dibattito solo guardando la classifica, insomma, perché veramente è molto molto complessa. Allora, intanto andiamo a vedere i risultati del turno di ieri. Allora, vittoria del Bassano, che dice sì, il Bassano ormai è già su, quindi magari è più rilassato. Rilassato mica tanto, 2-1 Real Vicenza, e questa squadra continua a fare punti. Poi il risultato della giornata è qua, Mago Merlino, Turella ci ha preso, ha detto fa... È inutile che si continui a dire il Bra è ultima in classifica, ma arriverà quella giornata che ti fa il punto, infatti ha fregato la partita. Ho detto, andare alla fine non arriverà a zero punti. A zero punti, infatti. Anche il Bellaria. Esattamente, infatti il Bra ha praticamente fregato un quarto di campionato alla Pergolettese, che era lì per ritornare in zona playoff o playout, anzi playout, e ha pareggiato 2-2 con la Pergolettese. Poi successo, questo è importantissimo,
del Delta Porto Tolle contro la Spal 1-0. Anche questo è stato praticamente una vittoria di quelle pesanti dell'Alessandria sul campo del Forlì 2-1. 1-0, altra vittoria sorprendente del Cuneo sul campo del Monza. Il Renate che va che è una meraviglia, anche se aveva in casa il Bellaria. Sant'Arcangelo, Virtus Verona 1-1. Poi le due mantovane lo sappiamo già. Andiamo a vedere la classifica. Andiamo a vedere la classifica e qua vedete che c'è molto da dire. Allora, intanto però è il caso di dire, la zona verde si stacca un po', anche se di poco. Poco mica tanto, perché insomma 3 punti è a questo punto del campionato insomma un patrimonio da gestire molto bene. Vedete, il Mantova in questo momento è l'ultima squadra che ha diritto l'anno prossimo a partecipare al campionato di Serie C unica. Poi da qui vedete Torres 36, che ha fatto una rimonta spettacolare praticamente dal girone di ritorno, il Forlì, la Virtus Verona, il Rimini praticamente 1 punto. Poi si potrebbero mettere in corsa ancora Cuneo, Delta Porto Tolle, Pergolettese e poi lì lo stacco definitivo con la zona bassa della classifica. Samuele. È una classifica bella tosta. Bella tosta, sì. Anche perché veramente fai un pareggio, sei in mezzo al mischione, come si dice, no? Non ti puoi permettere passi falsi. Insomma, la classifica lo dimostra. C'è poco da stare lì a pensare. Insomma, bisogna cercare di vincere tutte le partite a tutti i costi. Infatti domenica ci sarà una... Intanto volevo chiedere anche a te, Claudio, ma tu tanto sulla classifica hai già sempre il tuo giudizio, l'ho già detto e lo ripeti sempre. Io sono mesi che ti dico che la Torres è una squadra che arriverà probabilmente nelle prime 8, allora mi viene mal di testa pensare chi delle 8 attuali dovrà cedere il posto alla Torres. Speriamo che tu abbia ragione, Giulio, ogni tanto... Tu abbia ragione quando hai detto prima della fine scoppia la Torres, no? Con questa rimonta. Spero che tu abbia ragione. Scoppia la Torres, sulle altre non ho una grandissima fiducia. Io ho fatto solo, per carità, quando si dice che 2 partite e 6 punti non si discute mai. Però dico, l'ultima partita con la Torres, con Castiglione ha fatto fatica. E anche col Bra. Il Bra ha vinto 1-0, ma ha fatto un po' fatica la Torres. Io dico che... Per chi ha giocato a calcio, vincere, c'è un attimo in cui non ce la fai. Sì, è che giocano a bell'aria, perché i bonus in teoria li hanno finiti, insomma, cioè, mettiamola così. Insomma. Vabbè, comunque andremo a vedere. Intanto vediamo il prossimo turno. Il prossimo turno, vedete, Castiglione-Monza, qua potrebbe esserci praticamente, non so, il dono dei cugini, ecco, se sono tranquilli magari contro il Monza che ha perso una partita abbastanza clamorosa, è il match della giornata, sicuramente Mantova-Renate. Mantova-Renate, ci sono tanti scontri questa giornata, perché c'è Alessandria Bassano, poi c'è Mantova-Renate, c'è Real Vicenza-Forlì, c'è Spal-Rimini, insomma ci sono già 3-4 partite, però Mantova-Renate per me è una partita da bolgia, infatti un po' gli appelli dai giornali a noi, insomma venite tutti allo stadio perché c'è bisogno di un grande tifo, perché vincere una partita del genere, Samuele, significherebbe molto. Sì, sì, no, infatti anche se mi posso permettere anch'io fare il mio appello ai tifosi, perché è veramente una partita importantissima che noi dovremmo cercare di centrare i 3 punti assolutamente. Tra l'altro nella gara d'andata, curioso, il Mantova nel primo tempo, all'inizio della ripresa, li avete completamente schiacciati, sembrava Renate una squadra... Dopo c'è stato quell'attimo lì che vi è cambiato la partita, sì. Però non è stata così insormontabile Renate nella gara d'andata. Ma guarda, andando a esaminare un po' tutte le partite, non mi viene in mente una squadra che ci abbia messo sotto dall'inizio alla fine. Dico che il campionato è molto livellato, quindi basta una disattenzione o comunque essere concentrati fino alla fine che ti permette di fare quel salto di qualità che ha fatto fino adesso il Bassano, ecco, per esempio. Loro non hanno mai avuto cali di tensione, stanno meritando insomma la classifica che hanno. Poi lo dico a tutti i nuovi, tutto bene a Mantova, ti trovi bene? Sì, molto molto. Oh, vedi, c'è da fare, tutte le volte lo chiedo e tutti si trovano bene.
Perché se trovate a Manto si lamentano, ma sì, è qua e là, cioè alla fine si sta benissimo. Si lamentano? No, 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 vorrei sapere. Mantovano chi... un po' come sì. Si può dire. Ah, no, no, guarda, anzi, mio figlio va all'asilo, si trova benissimo, adesso mi è nata la bimba piccola. Sembra che gli asili di Manto sono i migliori del mondo. Anche un altro ha detto, io c'ho il bambino all'asilo, complimenti, fate un applauso agli asili di Manto. Quindi i calciatori sono sempre tutti contenti. Allora, questa è la parte che un po' mi piace di più, insomma, quella della Marcord. Andiamo sempre indietro di 10 anni, come era messo il Mantova 10 anni fa. E il Mantova 10 anni fa, proprio nel marzo del 2004, aveva conquistato la prima posizione in classifica nel campionato di seconda divisione, battendo niente po' di meno che il Montichiari. Andiamo a vedere il servizio di 10 anni fa. Mantova conquista i 3 punti anche col Montichiari e sale così in vetta alla classifica del proprio girone, superando di 1 punto il Sud Tirol, che domenica non è riuscito ad andare oltre all'1-1 con Legnano. La conquista della testa della classifica è arrivata al termine di una partita ancora una volta sofferta, che il Mantova ha chiuso sull'1-0 con il gol al primo minuto del secondo tempo, arrivato grazie ad una deviazione di spalla di Spinale su punizione di Graziani. Mister Di Carlo schiera i suoi con Simoni esterno difensivo di destra e Volpe avanzato a metà campo, con Bigica leggermente arretrato davanti alla retroguardia. Ed è il Mantova a dimostrarsi da subito più aggressivo, evidenziando una netta supremazia territoriale, pur faticando non poco, come già del resto visto in occasioni passate, per creare delle occasioni davvero pericolose. L'unica che davvero ha messo in difficoltà il portiere bresciano è arrivata al 40esimo con Caridi, che servito da Simoni ha tentato la conclusione di sinistro. Nella ripresa invece il risultato si sblocca subito. Caridi viene buttato a terra al limite dell'area di rigore. Graziani si incarica della punizione e tira un gran destro che finisce contro la spalla di Spinale. E proprio con la spalla questo devia la palla, ingannando il portiere avversario. Al 19esimo brivido per la porta del Mantova invece, con Bellodi costretto a tuffarsi fra i piedi di Amassoka per fermare il suo attacco, con il quale aveva bruciato in velocità sia Pellegrini che Notari. 10 minuti dopo ancora paura per il Mantova, con Menassi che conclude dai 25 metri sfiorando la traversa. Per il resto la partita finisce con azioni non troppo incisive da entrambe le parti e con il Mantova che si aggiudica così 3 punti preziosi che lo fanno volare in vetta alla classifica. Una vittoria che fa davvero intravedere questa volta la possibilità di una promozione senza dover passare per la roulette russa dei playoff, ma una vittoria soprattutto che dà un'ulteriore iniezione di fiducia alla squadra, che ora può davvero contare anche sul pubblico. Domenica scorsa infatti nuovo record stagionale al Martelli, con 2.282 spettatori che non hanno smesso un solo istante di incitare la squadra di casa. Se hai mai visto, c'è qualcuno che lo conosce, c'è Caridi, Spinale che ha fatto praticamente il gol di schiena. Vabbè, puoi notare, insomma, abbiamo giocato contro tanti anni. No, certo. Gli anni di Serie B importanti. Sì, te li ricordi bene l'avversario, sì. Sicuramente. Allora, abbiamo qua il roller hockey su Zara. Allora, io adesso chiamo cortesemente qui di fianco a me una sorta di, come si può dire, un patron dell'hockey su Zarese, che è Enrico Grandi. Grossi, chiedo scusa, fate un applauso intanto. Allora, intanto complimenti perché il lavoro che fate su Zara nei confronti dell'hockey è incredibile. Voi da anni che c'è l'hockey, avete fatto la categoria per tanti anni, 30 anni da quest'anno, e poi avete anche un settore giovanile, lo vedete, questi ragazzi bravissimi di uno sport estremamente difficile, perché deve combinare tante cose. Infatti ti chiamo qui di fianco a me per l'inquadratura. Sport estremamente difficile perché, insomma, ci sono anche tante componenti tecniche per superare determinati ostacoli. Comunque hockey ancora molto molto presente a Suzzara. Sì, molto presente. Noi abbiamo fatto certe scelte nel 2010. Intanto devo ringraziare Telemato, perché noi abbiamo un legame affettivo con questo. Sì. Perché voi quando eravate su quel condominio là davanti ai pompieri, noi siamo venuti a fare. Ogni volta che c'è l'immagine, poi adesso noi speriamo di riattivare la collaborazione. Certamente. Allora, intanto vanno le immagini, no, della nostra pista di via Lombardi. Questa è l'immagine di una partita di Under 15, lì è il posto dove giochiamo noi, è il Parola di via Lombardi. Io dico sempre dell'hockey che è come il calcio, c'è una differenza.
differenza però, che qui la palla non la butti in calcio d'angolo perché sei sempre dentro. Perciò qui non, Melina non se ne fa e c'è da buttare la palla dentro quella gabbia che si chiama porta e c'è da fare gol e loro lo sanno benissimo. Da noi il portiere non è il 40% ma è il 60% e abbiamo ecco. abbiamo molto affidamento sui portieri, li stiamo preparando bene. Quest'anno abbiamo un bel settore giovanile, siamo ripartiti nel 2010 sì. perché ci eravamo trovati una squadra senior totalmente di giocatori che venivano da fuori e ci è sembrato certo. ancora fuori. Certo, certo. E nel futuro noi vorremmo che questi ragazzi giocassero in Serie B e questo appunto devo fare un piccolo appello, questo sport costa. Noi abbiamo già di sponsor nel suo piccolo e se c'è un'azienda da noi locale che vorrà sposare il nostro progetto, noi perché poi saremo. Lo ricordiamo. E io ringrazio naturalmente gli sponsor che ci hanno aiutato fino adesso. Certo, no, no, ti tieni pure il microfono. Dicevo, bisogna anche ricordarlo perché voi avete l'Under 10, l'Under 15, l'Under 17, in più. Cioè... avevamo la senior che adesso non avevo più. Che... Esatto. Allora, intanto vorrei dare sull'attualità. E sono bene o male tutti sono qua. Allora, l'Under 10, intanto dobbiamo ringraziare ieri perché si sta comportando molto bene sul campionato. Ecco, è buona. Ha vinto le due partite. Quanto avete vinto ieri? Quanto avete vinto? 9-0. E l'altra? 2-1. E gli avversari chi erano? Scandiano e Pieve. Ah, là, applauso. No, no. Poi abbiamo l'Under 15, che sono loro, che si giocheranno i playoff per andare nelle finali. Sì. E poi abbiamo l'Under 17, che anche loro si stanno giocando i playoff per le finali regionali. Noi giochiamo in Emilia, giochiamo con le squadre emiliane. Devo dire che per le finali regionali e nazionali dei campionati di categoria, dove si mette lo scudetto tricolore sul petto, però. E l'altro la Coppa Italia, sono qua a Bassano. Sì. E tra Bassano, perciò andarci per noi, ci siamo già stati diversi anni, non abbiamo mai vinto ma ci siamo arrivati. Tanto Bassano, se non sbaglio, è una delle capitali delle sì, Follonica e così via e tutte sì. quelle, la capitale dell'hockey. E noi abbiamo giocato una Serie 2 nel 2002. Sì. Siamo arrivati anche ultima, l'abbiamo fatta e siamo andati fino a Matera. Mi sbaglio che tu hai detto fra la difficoltà che avete fatto per fare quell'anno lì di categoria. Sì, è stata terribile. È stata terribile, come dicevi prima della trasmissione, addirittura trasferta in pullman. In pullman due giorni su un pullman scolastico a Matera, siamo partiti il venerdì e siamo tornati lunedì. È l'unica partita che abbiamo vinto, l'abbiamo vinta a Matera. La partita è stata ripagata. Sì, 3-2 con molto disappunto dei locali che ci avevano dato per persi e così via. Abbiamo battuti con gente che veniva a fare il riscaldamento con la maglia della nazionale. E noi passavamo per vittime sacrificali, poi abbiamo vinto 3-2, ma è stata. Però abbiamo scoperto una cosa: che per fare l'alto livello bisogna essere attrezzati a livello tecnico e agonistico, organizzativo. Un'altra cosa, poi dicevo, sempre sul discorso dell'hockey, l'hockey su pista. È uno sport anche abbastanza seguito nella zona, cioè su Emilia, l'Emilia, Reggio Emilia ha vinto uno scandiano, sì, però loro sono un po' in crisi, adesso hanno un problema di ripartire, sono, a Correggio invece hanno giocato in A1, sì, sono ultimi in classifica, sì, sì, però ogni tanto li vedi su Rai Sport al martedì, sì, 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 certo. E l'hockey è un po' in crisi anche lui, ma come tutti gli sport, e tra l'altro so che poi altro discorso invece non c'è, tutti insomma un po' li prendi tutti sotto la tua la protettiva, cioè non c'è solo l'occhio, insomma dai anche una mano addirittura agli scacchi. Io ho giocato anche a scacchi, così a scacchi. Poi non so, ci sono anche tipi piccoli sport a Suzzara, ad esempio come il badminton, dove vanno abbastanza forti. Io volevo dire una cosa ancora sull'hockey: se c'è qualche società, il mio sogno, lo sai sempre, è quello di avere una squadra anche a Mantova e fare un derby. Che... cioè, su Zala c'è in testa il derby, non è niente. Non c'è niente da fare. No, la nostra idea è creare anche un po' di interesse in provincia di Mantova. Abbiamo fatto qualcosa anche a Castelletto con delle società sportive e così via. Sì. C'è un palazzetto come il Palalù che potrebbe anche andare bene. Sì. Ecco, noi se c'è una società sportiva che vuole intraprendere un minimo di promozione, noi ci siamo. Benissimo. Noi abbiamo il nostro sito e così via, e poi se ci volete venire a vedere, noi giochiamo a Samuele, Claudio. Mi ha incuriosito la trasferta a Matera con il bus scolastico. Cos'è? È lo scuola. È quello che oggi si chiama scuola bus in pratica. Infatti, si dice in genere. Quindi anche il comune vi sta un po' vicino in questa situazione. Sì, beh, è lì sulle amministrazioni. Il problema nostro è anche questo.
che oggi non c'è più una cosa che avevamo noi da giovani, le piste di pattinaggio all'aperto. Oggi non ci sono più. E noi avevamo bisogno di queste cose qui. I comuni bisognerebbe che si mettessero in testa queste cose qui, perché questi ragazzi qui hanno bisogno di pattinare e di esserci. Allora, noi abbiamo bisogno a Suzzara, come in altri posti, come ha bisogno il pattinaggio mantovano, tanto tu farai delle trasmissioni che... Sì, sì, qualche volta si capita. Perché noi siamo morti più rapporti anche col pattinaggio, ci sono bisogno di piste all'aperto. E questo perché loro hanno bisogno d'estate di uscire, e purtroppo nei nostri comuni, e non solo su Zara, non ci sono più. Pensa che c'è a Ronco Ferraro, non c'è nessuno che pattina. Se vuoi venire a Ronco Ferraro a pattinare... Beh, comunque noi ci siamo, se qualcuno vuole fare un minimo di promozione, loro ci sono, adesso la loro attività finisce. Ci sono anche un paio a Mantova, dopo lavoro ferroviario anche a Sallato. Loro adesso finiscono la loro attività agonistica d'estate, però vorremmo dargli una certa continuità. Benissimo. E allora noi ci siamo. Se hai altre domande da farmi, sono qua. No, perché non abbiamo più tempo. Grazie di tutto, ancora complimenti. Fatevi un applauso che siete bravissimi. Roller Hockey su Zara Club. Attenzione, www.hockeysuzzara.it. Esatto. Avete tutte le notizie che volete. Perfetto. Grazie anche a Claudio Turella. Grazie a voi. Applauso. Grazie. E a Samuele Olivi. Grazie a voi. Noi come sempre ci vediamo noi... come l'appuntamento tutti i giorni col TG Sport. Domani, importante, dalle 21.50 in poi, Calcio Mania, quindi prima calcio dilettanti, poi calcio giovanile con Andrea Giangiulio e Matteo Bursi, per arrivare poi alla partita e poi successivamente a Piazza Pallone lunedì prossimo. Ciao a tutti, ci vediamo. Ciao.